Salve amici, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo del nuovo libro del mio ospite. Torna a trovarci lo scrittore Andrea Anselini con il suo giallo thriller Morte nell'acciaieria. Bentornato Andrea! Grazie Giovanna, e grazie per avermi invitato e saluto tutti coloro che ci stanno guardando. Grazie, grazie soprattutto a te per essere tornato in mia compagnia. Oggi però, diciamo, torni in una veste nuova per parlarci del tuo nuovo romanzo, un thriller, Morte nell'acciaieria, che tra poco andremo a conoscere nei minimi dettagli. Però prima con te voglio fare un passo indietro nel tempo per conoscere chi è Andrea Anselini e soprattutto fare un resoconto di ciò che è stata la tua vita artistica, perché oltre ad essere scrittore, poeta, nasci anche come musicista. Sì, esatto, sono un tuttofare, nel senso che un anno faccio, 100 ne penso. Ho iniziato nel lontano 1990 con un pensiero che avevo in testa, che poi è diventata la prima poesia. E da allora ho iniziato a scrivere poesie. Entrato a fare parte di un gruppo musicale come testirista, scrivevo anche testi di canzoni, in questo caso di brani rap e anche qui poesie. Mettendomi in gioco di continuo, poi dopodiché sono arrivato a scrivere i primi racconti, poi sono approdato ai romanzi. E da allora ho pubblicato 8 libri, di cui 2 in self, e l'ultimo che presento è questo qui, questa sera appunto, che hai detto, Morte nell'acciaieria. E quindi in breve sono questo qui. Diciamo un artista a tutto tondo, oserei dire. E poi tra l'altro, sì, diciamo che hai avuto anche notevoli soddisfazioni, in quanto hai portato a casa anche dei premi come poeta, come scrittore anche. Sì, esatto. Tanto la prima ho iniziato con le poesie, ho provato a prendere da parte qualche concorso, appunto. Ho ricevuto diversi premi e sono arrivato quasi, tra poco arrivo quasi a 100 trofei. E quindi da allora non mi sono più fermato, ho scritto più di 250 racconti, quindi ho tantissimi scritti, diciamo, lì da parte che scalpitano per uscire prima o poi. E poi arriva praticamente Morte nell'acciaieria, il libro di cui parleremo oggi, un thriller, diciamo. Sì, è uscito il 15 di settembre, eccolo qua. È stato edito, diciamo, da Dragonfly Edizioni, eccolo qui. Diciamo che già il titolo rende parecchio, perché comunque ci porta all'interno di un mistero. Diciamo che inizia tutto con il ritrovamento di una mano misteriosa. Sì, durante, diciamo, l'ora di pranzo alle 13:30, quando alcuni operai sono, diciamo, in sala mensa e altri sono addetti, diciamo, nel reparto produzione per lavorare appunto la ghisa, così viene ritrovata una mano da una ragazza, lancia l'allarme e vede questa mano. A quel punto alcuni operai di turno intervengono e cercano subito di capire di chi sia questa mano, perché purtroppo, diciamo, sta in un altro forno questa mano. Il mistero è proprio di questa mano qui, a capire di chi appartiene. So che non sarà facile identificarlo, perché purtroppo il corpo non si troverà. Questa mano invece è mozza e non si sa appunto, come detto, a chi appartiene, quindi dovrà intervenire a quel punto il tenente Denver a fare chiarezza di chi sia, però le indagini saranno molto difficili, perché poi si scoprirà anche che praticamente il datore di lavoro con cui praticamente, più che altro il capo reparto, diciamo, aveva un motivo per avercela con tutti quanti gli operai, chi più chi meno, e purtroppo quello che ci metterà più di tutti sarà Jacob Wright, un operaio che ha la passione per la scrittura, perché veniva sempre bullizzato dal suo, diciamo, superiore. Non contento di tutto ciò, anche lo stesso datore di lavoro dell'acciaieria, il signor Newton, ne risentirà molto di queste cose e lo inveirà contro di lui. Purtroppo Jacob poi perderà il posto di lavoro e qualche anno dopo scriverà un libro, appunto, che è questo qui, Morte in acciaieria, svelando cose che nessuno sa, perché lui invece, indagando, è riuscito a scoprirle e praticamente svelerà a tutti quanti cosa c'è dietro questo mistero di questa mano. Ho capito, ma dove è ambientato? Perché comunque, da come sto ascoltando, i nomi non sono italiani. No, è ambientato negli Stati Uniti, a Pittsburgh, alla fine degli anni 60, nel 1968, all'interno della acciaieria americana, la Iron Vision Corporation, il cui datore è Albert Newton. Quindi, diciamo che praticamente viene trovata questa mano misteriosa da un'operaia, sì, da una donna,
Sì, da un operaio, sì, viene ritrovata questa mano, lancia l'allerta e praticamente intervengono gli operai di turno, intervengono e cercano di capire chi sia questa mano. Poi dopo, quando arriverà il tenente Endeavor, si riuscirà a fare chiarezza e si scoprirà che appartiene proprio a Bob Springsteen, che praticamente sarebbe il capo reparto di produzione, che purtroppo non si capisce se è stato assassinato da qualcuno, in questo caso da Jacob, che è il principale indagato, o da qualche operaio, perché come abbiamo detto tutti quanti hanno un motivo per avercela con lui, oppure se è addirittura un incidente sul lavoro. E quindi però l'acciaieria verrà messa sotto sequestro, però il capo proprio Albert Newton decide che l'acciaieria deve comunque andare avanti perché la produzione c'è da portarla avanti e non può permettersi di chiuderli. E quindi nonostante tutto la vita di tutti i giorni va avanti come se nulla fosse. Andrea, perché tutti quanti avevano un motivo per avercela con questo signore, quest'uomo che in qualche modo viene assassinato perché? Oppure muore casualmente durante il lavoro? Ce l'avevano tutti con lui perché a qualcuno lo portava diciamo sul palmo della mano, lo trattava bene, invece ad altri proprio veniva trattati, alcuni operai venivano trattati male e tutti quanti sono finiti sotto la sua scure. Rimproverava spesso gli operai che parlavano tra di loro, che non facevano il lavoro e quindi mangiavano anche sul posto di lavoro, quindi chi più chi meno, tutti quanti ce l'hanno con lui. Però come detto, quello che ci rimetterà più di tutti sarà il povero Jacob Wright che verrà licenziato. Verrà licenziato, però comunque l'acciaieria andrà avanti come niente fosse, come nulla fosse, diciamo. Sì, l'acciaieria andrà avanti, però qualche anno più avanti, però purtroppo chiuderà definitivamente. E quando Jacob ritornerà sulle ceneri di questa acciaieria, ci avrà il ricordo di quello che ha vissuto alla fine degli anni 60. Lui ci tornerà 10 anni dopo, quando ormai l'acciaieria ha chiuso definitivamente. E da lì prenderà spunto, appunto, come detto, per scrivere questo libro, dove svelerà la retroscena che nessuno sa. Andrea, com'è nato? Perché lui praticamente era l'operaio detto al primo soccorso. Andrea, com'è l'idea nato? Proprio è nata a mettermi in gioco, visto che ho scritto sempre tante volte. L'idea è nata praticamente, visto che scrivo spesso fantasy, mi sono detto provo a fare un genere diverso, ho voluto fare un thriller con qualche diciamo sfumatura horror. È nata così per puro caso. C'ho in mente questa trama, l'ho scritta, e eccolo qua il libro. Bello pronto. Ascolta, voglio leggerti i commenti in diretta dei nostri ascoltatori. Allora, abbiamo Adele Muscato, amici che scrive. Ciao Giovanna. Sì, mia moglie, che la saluto tanto che è nell'altra stanza. Ciao Adele. E scrive, ciao Giovanna, ciao Andrea e voi tutti ascoltatori. Buona diretta, grazie. Bravissimo al mio grande uomo da tutte le sue creature di libri. Grazie. Questa è una bellissima dedica di amore comunque. Io la definisco sempre la mia musa ispiratrice perché è lei che legge sempre i libri in anteprima, se c'è qualcosa che non va me li fa sempre presenti, mi dice degli errori e quindi la ringrazio veramente tanto. Beh, si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna, quindi Adele... Sì, infatti, per me lei è la persona più importante della mia vita. Bella, bellissima, grazie Adele. E poi volevo salutare Daniela Merola che scrive grandi, grazie Daniela. La saluto, ciao Daniela, saluto pure te. Un abbraccio a Giovanna Marchetti, un saluto ad Andrea Anselmini. Grazie Daniela, un saluto e un abbraccio a te. Grazie, ciao Daniela. Grandissima scrittrice. E spero che, sì. Insomma, Adela, ti aspetto in diretta qui, spero che tornerai a trovarmi. Andrea, quindi Morte nell'acciaieria nasce perché comunque i tuoi libri precedenti, Oltre la porta e anche Vietato dormire, erano comunque dei fantasy. E quindi è nata questa ispirazione anche per il genere thriller con qualche tocco di horror. Esatto, perché c'è questa mano che viene trovata ammozzata e appunto, diciamo, questo thriller un po' anche con un po' di giallo c'è da scoprire ovviamente se è stato un incidente sul lavoro oppure se è stato addirittura, come detto, un omicidio. Ma a scoprirlo non sarà facile, ci saranno vari colpi di scena all'interno proprio di tutto quanto il libro. Ci saranno poi anche veramente degli infortuni sul lavoro che non posso svelare, però bisogna vedere se pure quelli sono stati pilotati e voluti oppure se è una cosa che prende l'acciaieria che non è a norma. E quindi ci saranno tanti particolari. Un operaio perderà anche un braccio.
purtroppo dopo pure lì bisogna vedere se praticamente è una cosa voluta oppure se è proprio un normale incidente sul lavoro, dato che ogni tanto succede qualcosa. Quindi possiamo dire che oltre a questo ritrovamento della mano di questo uomo, ci saranno comunque altri incidenti che avverranno all'interno di questa acciaieria, quindi non si sa se comunque dietro tutto questo c'è la mala intenzione di qualcuno che in qualche modo giova di ciò che accade all'interno dell'acciaieria. Eh sì, infatti c'è qualcuno dietro che praticamente bisogna scoprire chi è che causa tutte queste cose. Sai che... E diciamo ci sono molti colpi di scena, come ha definito anche, che mi ha fatto l'anteprima, Maria Giovanna Elmi, una cosa inaspettata, perché ogni volta lei ha detto che succede sempre qualcosa, infatti è vero, pagina dopo pagina c'è sempre qualche colpo di scena e diciamo si ispira molto la tensione in questo libro, molto, molto alta tra l'altro, e voglio proprio andare avanti per capire chi sia veramente il colpevole. E poi porta anche alla riflessione dell'attenzione degli incidenti sul lavoro, quindi ci porta oltre che al racconto ambientato negli anni 60, è un qualcosa che in realtà appartiene anche ai nostri giorni, perché comunque gli incidenti sul lavoro... Sì, potrebbe essere adattata benissimo ai giorni d'oggi, perché purtroppo in ogni posto di lavoro purtroppo capita sempre qualche incidente, capita sempre, quindi potrebbe essere anche verosimile i fatti descritti. Sono curiosa di conoscere anche le caratteristiche dell'ispettore Denver. Chi è l'ispettore Denver? È un ispettore molto particolare, molto silenzioso, molto tante volte fa poche domande ma decise. Però non è un personaggio ben definito, perché lascio lo spazio al lettore per capire come possa essere fatto. Quindi diciamo non è un personaggio ben caratterizzato, però è un personaggio, come detto, molto puntiglioso, gli bastano poche domande per cercare di capire e andare subito al dunque, quando interrogerà praticamente tutti gli operai e capire cosa c'è dietro, diciamo, il loro malessere, dietro i loro problemi che hanno sul lavoro e soprattutto quelli che avevano con il loro capo Bob Springsteen. E invece il loro capo che uomo ha? Bob, che uomo ha? E il loro come capo, Albert Tenuto, è un operaio. È il loro datore di lavoro, è uno diciamo molto, molto alla mano e diciamo soprattutto con alcuni operai, invece con il povero Jacob Wright ce l'ha sempre con lui, e però purtroppo anche quando la polizia lo intervisterà, diciamo lui pure fornirà tutte le sue spiegazioni al caso, dirà tutto quello che sa, e poi di più non posso svelare perché sennò si capisce, perché svelerà delle cose sui vari singoli operai. Quindi diciamo che ci sarà anche un interrogatorio personale su ogni singolo operaio per arrivare un po' a capire le dinamiche di tutta la situazione. Mi dicevi che il ritrovamento di questa mano avviene... Sì, nel giro di qualche giorno lui è uno che va subito al dunque, con domande semplici, decise, mirate, vuole andare subito al dunque, infatti in 3 giorni, 4 giorni massimo riesce a risolvere il caso. Quindi è uno che va molto veloce sulle cose. Quindi è uno che sa bene... Il fatto suo. Andrea, questo libro in quanto tempo lo hai scritto, lo hai realizzato? Lo avevi già in mente da parecchio tempo oppure è stata una di quelle ispirazioni che arrivano all'improvviso e quindi di getto si scrivono e si portano a termine? L'ho scritto in 4 mesi circa, non ci ho messo tanto. Avevo tutto in mente, preso, scritto, fatto intrecci vari, 4 mesi poco più, non ci ho messo molto. Ovviamente a tempo perso, perché non è che lo faccio di professione lo scrittore, più che altro il pomeriggio dopo lavoro, la sera dopo cena, alcune volte anche di notte, quindi tra tutto diciamo 4 mesi, poco più, ci ho messo a scriverlo. Quindi diciamo abbastanza veloce questa ispirazione. Volevo dirti anche un'altra cosa, il ritrovamento di questa mano, se ho capito bene arriva di pomeriggio, giusto? Durante la pausa, il ritrovamento di questa mano. Sì, durante la pausa, durante la pausa verso le 13.30 verrà ritrovata questa mano. Quando alcuni operai sono in sala mensa e altri sono addetti praticamente intorno all'acciaieria, sul posto di lavoro. La donna che ritrova questa mano invece chi è? Che personaggio è? Quali sono le sue caratteristiche? Pure questa non è ben definita, però comunque è la segretaria personale di Bob Springsteen.
Lei sarebbe questa che prende e lancia l'allarme quando troverà questa mano. Diciamo sarebbe la sua, diciamo, la sua trascrittrice che fa le bolle del lavoro, sul posto di lavoro, fa i versamenti, e diciamo appunto la segretaria proprio di Bob Springsteen. Certo, immagino la sua reazione, perché comunque, insomma, trovarsi in un momento di pausa... Sì, purtroppo sì, quando vedrà questa mano se ne risentirà molto e addirittura perderà addirittura i sensi. Però Jacob Wright, siccome anche lui ha detto primo soccorso, verrà rianimata puntualmente da lui. Immagino la sua reazione. Andrea, per chi volesse invece ricevere a casa comodamente il... morte nell'acciaieria, come deve fare? Non ti ho capito, scusa, che l'audio un attimo è saltato. Ok, no, dicevo, per gli amici che ci stanno seguendo e che volessero avere l'opportunità di leggere il tuo libro, come possono riceverlo comodamente a casa? Sì, o sul sito stesso della Dragonfly Edizioni, oppure su tutti i store, su Amazon, sul sito Kobo, oppure possono chiedere addirittura a me che lo spedisco con tanto di dedica personalizzata. Quindi mi contattano da Facebook, mi mandano un messaggio e lo spedisco anche. Wow, anche la dedica, mi fa piacere questa cosa, mi piace questa idea. Sì, infatti. Andrea, invece progetti futuri? Oltre alla morte progetti futuri, ho già diversi libri pronti, sto scrivendo già diversi libri da solo, ne sto scrivendo alcuni in coppia e diciamo altri li ho mandati già all'altra casa editrice, la Mezzellane casa editrice. Ci sarà poi tra l'altro anche il seguito di questo qui dell'acciaieria e quindi progetti futuri ne ho tantissimi, quindi in cantiere ne ho molti, tra da solo in collaborazione. Io però volevo ricordare anche un appuntamento importante, perché torna il tuo salotto culturale con delle novità e quindi volevo anche invitare i nostri amici a seguire il tuo nuovo format culturale dedicato anche ad altri scrittori e poeti. Sì, riprendo adesso il 19 di ottobre e farò due dirette a settimana, una mercoledì e una il venerdì. Sarà un pochino rimaneggiata perché purtroppo per colpa di alcune persone abbiamo avuto dei problemi e quindi, diciamo, questa volta sarò da solo e sarò accompagnato da una coppia di miei amici di lettori ed una editor della casa editrice. Quindi il mercoledì avrò questa coppia di lettori, il venerdì avrò questa editor. Purtroppo, come detto, sì, abbiamo avuto problemi per colpa di alcune persone e ci siamo... Andrea, scusami, appuntamento al 19 ottobre, giusto? Sì, 19 ottobre è la prima proprio, sì. Ore? Dalle ore 21 alle ore 22. Perfetto, perfetto. Andrea, io ti ringrazio per essere stata con me questa sera, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo romanzo, Morte nell'acciaieria, e soprattutto tanti tanti in bocca al lupo per il tuo nuovo format, Salotto Culturale, insieme ai tuoi colleghi. Grazie, io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato. Grazie mille ad Andrea Servini, grazie Andrea. Grazie a te, ciao. Amici, vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera in compagnia dello scrittore Andrea Anselmini. Vi invito a leggere Morte nell'acciaieria e soprattutto a seguire anche il salotto culturale che inizierà il 19 ottobre con Andrea Anselmini e i suoi colleghi. Detto questo, io vi do appuntamento a domani alla solita ora con altre interviste, altri ospiti. E vi ringrazio. Ringrazio la GMRS Production di Renato Spaziani, autore di questo programma. Ma soprattutto ringrazio tutti quanti voi che continuate a seguirci e siete sempre, sempre più numerosi. Buona serata a tutti, da Giovanna Marchetti.